Possiamo già vedere. Ciao mister, buonasera. Una domanda per iniziare. I fischi alla fine della partita, erano anni che non si sentivano dalla curva nord. Vogliono dire qualcosa per la squadra, un messaggio, un segnale? Quando si viene a fischiare è normale che c'è un messaggio, no? Ben chiaro, forte e chiaro. Perché oggi non abbiamo fatto una grande partita, quindi sappiamo benissimo che i nostri tifosi vogliono che sia tutto in campo, ogni volta, no? E oggi credo che qualcosa non ha funzionato, non abbiamo dato tutto sicuramente. Quindi ci stanno benissimo, ci riprendiamo con tranquillità e anzi ci riprendiamo e dobbiamo un attimino cercare di valutarli per quello che sono. Cioè. Quindi nella prossima partita dobbiamo iniziare a metterci molta più cattiveria, molta più voglia. Senta mister, oggi l'esclusione, la prima domanda, se l'esclusione di Comotto è stata dovuta a un problema fisico oppure è stata una scelta tecnica, e in seconda istanza, insomma, nelle ultime 11 giornate soltanto una vittoria, davanti gli uomini sono ruotati praticamente tutti, si cambiano l'ordine dei addendi ma il risultato finale è sempre lo stesso. Camplone chiederà alla società un vero centravanti a gennaio, perché la domanda poi ci facciamo tutti è questa. Ma per quanto riguarda l'esclusione di Comotto è perché ho avuto un problema fisico e non l'abbiamo dovuto rischiare, visto anche che il campo è abbastanza pesante. Poi per quanto riguarda l'attacco è normale che quando non fai gol la colpa è dell'attaccante. Abbiamo guardato un po' tutto e siamo sempre alle solite, quindi, però fino a gennaio abbiamo questi, quindi dobbiamo tirare fuori il massimo da tutti quelli che abbiamo davanti. Mi aspettavo qualcosa di più da quelli che sono entrati, sinceramente. Poi però lasciamo aperta, andiamo avanti, cerchiamo di preparare la partita, la prossima partita che per noi è fondamentale. Al di là delle questioni tecniche, tattiche, punte, non punte, gol, non gol, questa però deve essere una partita da interpretare con un pochino più di cattiveria e determinazione, cioè al di là delle varie situazioni problematiche, il campo magari non meglio posto qua dall'avversario chiuso. Mancato uno spirito diverso. Ragazzi, ma nel calcio non ci devono essere scusanti, non ci sono, anche in questa partita. Sapevamo che era una partita difficile, su un campo, secondo me, che si poteva giocare benissimo, sì, morbido, però si poteva giocare benissimo, e che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Quindi arriviamo fino a tre quarti, poi ci fermiamo. Cioè non abbiamo avuto quella cattiveria, quella voglia, quella determinazione di attaccare la porta, perché sugli esterni ci siamo arrivati tante volte, però sugli appuntamenti in centrale non ci arriviamo mai. Anche con l'innesto ho messo Lanzafame al centrocampo per avere qualcosa in più lì davanti, no? Che si alzava tra le linee e poteva andare a dare supporto a Parigini e Falcinelli, però si è fatto poco. Dobbiamo capire che siamo una squadra dove ci dobbiamo dare sempre il 200% noi, perché se facciamo il compitino non andiamo da nessuna parte. E oggi abbiamo fatto il compitino, secondo me. Buonasera mister, una domanda. Abbiamo visto insomma un gioco un po' individuale stasera, nel senso sembrava quasi che non comunicassero tra loro i suoi ragazzi, insomma sembravano giocare ognuno per sé anziché per gli altri, e forse anche questo ha. Ma no, perché nel primo tempo abbiamo cercato di fare qualcosina, poi invece nel secondo tempo siamo rientrati, forse qualcuno voleva risolvere la partita da sola. Noi siamo una squadra, quindi dobbiamo lavorare da squadra, giocare da squadra, non facciamo questo, ma soprattutto se non ci cadiamo in questa mentalità di squadra, dove fare una corsa per il compagno non deve pesare, perché una corsa fatta per il compagno vuol dire che stiamo liberando uno spazio per il compagno, cioè è troppo facile giocare con la palla sui piedi. Mister, ma no, nell'immediato, quindi come se ne esce insomma da questa situazione? Ma nell'immediato se ne esce restando uniti e lavorando sempre di più, e poi se fai un risultato, anche un risultato positivo, cioè tre punti, è normale che ti dà quella spinta emotiva che in questo momento è venuta un po' a mancare, visto i tanti pareggi che sono venuti. Ma la cattiveria che lei sta chiedendo non da oggi ma da diverso tempo è una cosa che non si trova al supermercato, quindi come può pensare di fargliela venire se nessuno di loro ce l'ha? Io ho visto oggi giocatori veramente spenti.
No, ma la cattiveria significa l'agonismo, la voglia, la determinazione, l'attenzione. Cioè, quando va in campo è una lotta, no? È uno contro uno a tutto campo. Chi è più furbo, chi è più scarico vince. Questo è quanto. Invece molte volte vedo una squadra un po' imbambolata, che fa il compitino, e questo non serve a nessuno, non serve assolutamente a nessuno. Quindi non eravamo fenomeni prima, non siamo un po' anche adesso, però, per l'amor di Dio. Però dobbiamo metterci qualcosa in più tutti quanti. Cioè, così non basta. Anche perché tutte le squadre vengono col coltello fra i denti, anche oggi. Palloni mezzo e mezzo, entrano, fanno, cioè, non hanno paura di mettere il piede. Quindi noi dobbiamo ritrovare un pochino questo. Fino alla settimana scorsa eravamo bellini, bellini da vedere, però andavamo poco concreti. Oggi abbiamo perso anche quello. Mister, prima parlavi del fatto che ti aspettassi qualcosa di più dai subentrati. Allora, Taddei è arrivato a Perugia, si è parlato fuori dai denti, no, per fare la differenza. Onestamente fino a questo momento forse non l'ha fatto al 100%, ma a prescindere da questo, per una volta che magari inizia la partita dalla panchina, poi si ha la sensazione che insomma entrando, anziché farsi valere e dare il suo perché è più fresco, perché ha le doti sia tecniche, tattiche, umane, d'esperienza, sembra invece che passeggi, questa è stata la mia impressione, posso sbagliare, come a far pesare il fatto di essere stato escluso all'inizio. Ma guarda, io non posso pensare a un giocatore così esperto una cosa, un atteggiamento del genere. Sicuramente non entrare in partita, ma non posso assolutamente pensare che perché non è sceso in campo al primo minuto ha fatto delle ripicche, assolutamente. Lo stesso Pereira è entrato, ma l'ha fatto poco, anche lo stesso Vinicius, uguale. Quindi è stata una giornata non positiva che dobbiamo subito archiviare e pensare alla prossima partita, che sarà abbastanza dura anche quella. Sì, la sensazione è che, ritornando a quanto detto da poco in generale, è come se la squadra fosse, diciamo, divisa in due, cioè come se fosse un gruppo di giocatori che risponde alle sollecitazioni anche agonistiche, senza fare nomi naturalmente, e qualcun altro che invece continua in maniera reiterata a, come dire, a soffrire sempre le stesse problematiche, ormai da alcune partite. Cioè qualche giovane per esempio dà la sensazione veramente di in qualche modo di metterci quel qualcosa in più, diciamo, al genere. Qualcuno si siede invece da un'anima, invece dovrebbero dare tutti quanti l'anima, perché sappiamo quanto è importante per tutti questo campionato che abbiamo conquistato l'anno scorso con tanto lavoro e tanta fatica. Quindi c'è questa sensazione? Sì, a volte c'è questa sensazione, certo, che qualcuno, diciamo, che fa il compitino, tra virgolette, ecco. Non dà quell'apporto che potrebbe dare. Mister, invece note positive, insomma, Lanzafame sembra essere entrato subito bene nei suoi meccanismi, nel suo canovaccio tattico. Al primo tempo ha proposto questa soluzione, fare un po' da pendolo tra centrocampo e attacco, e sembra abbia funzionato e forse ha creato anche molta vivacità e verve, ha dato linfa rinnovata un po' al reparto offensivo. Sì, sì, ha dato qualcosina in più, ma lui è bravo a saltare l'uomo, a tenere palla, a prendere punizioni. Cioè, è un giocatore importante per noi. Il problema è che arriviamo poco a tiro, cioè non ho visto tiri in porta per lo tempo. Quindi una squadra che gioca in casa dobbiamo essere un attimino più spensierati, più anche dobbiamo rischiare qualcosa in più, perché sennò sarà dura fare i punti. È normale che tutti vogliono vincere, però in casa dobbiamo fare qualcosa in più, secondo me. Ultima annuale, dobbiamo chiudere. Mister, buonasera, una domanda però per il Latina, visto che siamo fondamentalmente cronisti dalla parte avversa, come si dice il gergo. Dove inizia i meriti di questo Latina che è venuto qui, magari lasciando risfogare nella prima parte di gara, creando una marginone nella prima frazione e poi cercando di giocare a calcio invece nella seconda parte. Se vi ha sorpreso questo atteggiamento da parte dei nerazzurri, oppure se sono stati sempre, come nel corso di sentire, dei meriti da parte vostra? No, ma il Latina nelle ultime partite ha sempre fatto delle buone prestazioni e ha raccolto poco. Quindi è una squadra che ha giocato, gioca anche molto bene. Non ci dimentichiamo che in panchina della Sforzini aveva delle punte importanti. Quindi ha fatto la sua onesta partita, ci ha chiuso tutti gli spazi, in fase un possesso si è sacrificato tantissimo, ha mancato l'uomo Fossati, ha mancato l'uomo Valerio, quindi diciamo che è venuto a giocare a specchio per non farci giocare, e alla fine porta a casa un punticino che si è meritato.
Mister, per chiudere, da più parti, insomma, sia i tifosi che qualche addetto ai lavori, cioè i colleghi giornalisti, chiedono se non è il caso di tornare in maniera più spregiudicata a 4-3-3. Ma per quanto riguarda i moduli, lascia un po' il tempo che trova. Gli uomini sono questi, cioè non è che mettere più uomini davanti ti permette di fare più gol. Cioè, questo è quanto. Cioè, ci stiamo pensando, sto pensando anch'io. E dobbiamo, qualcosa dobbiamo trovare, perché siamo diventati un po' piatti. E allora quando diventi piatti, diventi prevedibile, non hai più niente da dare. Quindi sicuramente iniziamo a pensare a qualche alternativa. Ok, grazie. Il mister Zorn, Facinelli e Parisi.